Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione senza limiti. www.dantonioascensori.it. Così come avvenne nel 1656, Cava dei Tirreni si affida al Santissimo Sacramento per implorare la protezione divina in questo momento particolarmente delicato per il nostro paese e non solo. Ieri sera, infatti, Cava dei Tirreni, città eucaristica, ha risposto con la preghiera alle difficoltà create dal coronavirus. Così, dalle 19 alle 20, in tutte le parrocchie della città, su input dell'arcivescovo Orazio Soricelli, è stato esposto solennemente il Santissimo Sacramento. Dopo la benedizione eucaristica, alle ore 20, il suono festoso delle campane ha echeggiato in tutta la valle metelliana. Anche il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, ha deciso di organizzare un atto d'amore verso la città, recandosi sul Monte Castello a suonare la campana dal maniero dove nel 1656 Don Angelo Franco benedisse la città, che fu liberata dal flagello della peste bubbonica.